Grazie, grazie, sono emozionato e commosso, ma felice perché questo è un risultato in cui ha vinto la Toscana, i toscani hanno votato per la Toscana e quindi io mi sento orgoglioso di poter esprimere quel sentimento e quella passione. È Eugenio Giani, sostenuto dalla coalizione di centrosinistra, il nuovo presidente della regione toscana che succede così ad Enrico Rossi. Al termine delle operazioni di scrutinio ha infatti ottenuto il 48,6% dei voti, tenendo a debita distanza Susanna Ceccardi, candidata del centrodestra, che si attesta al 40,4%. In questi giorni mi si attribuisce l'essere riuscito perché patrino quello, quell'altro, non sentitemi, oggi ve lo posso dire col cuore, c'è dentro di me l'energia di sapere che Giani è Giani, un uomo di 60 anni che vivendo tutto il territorio, lavorando per il bene della Toscana e delle singole comunità toscane, con progetti, idee, presenza, disponibilità, consentitemi, con la competenza che prevale sull'ignoranza, con l'esperienza che prevale sul presappochismo, con la passione che prevale sulla forma e l'immagine. Vincenzo Ceccarelli, ex presidente della provincia di Arezzo e già assessore alla giunta regionale, è il candidato al consiglio regionale più votato dagli aretini. Sono infatti esattamente 14.564 i voti che gli elettori gli hanno consegnato nella tornata elettorale delle regionali. È un po' il riconoscimento, penso, del lavoro che abbiamo svolto complessivamente come giunta regionale con il presidente Rossi in questi anni, un'attenzione costante ai territori, molti investimenti per le infrastrutture, molto impegno per migliorare il trasporto pubblico locale, una buona gestione dell'emergenza sanitaria durante il Covid. Ora guardiamo avanti e la prossima stagione parte da una base solida dal punto di vista amministrativo, ha bisogno anche di dovute innovazioni, di nuovi progetti che fanno parte del governo, della coalizione che il centro-sinistra ha messo insieme, del programma che ha presentato, quindi siamo molto soddisfatti perché anche la Toscana in questa tornata veniva data come contendibile, in realtà il risultato ha spazzato via ogni dubbio e ha detto che i toscani sono fortemente ancorati ai valori, ai progetti, a ciò che ha realizzato e a ciò che ha proposto il centro-sinistra in questa regione. In chiaroscuro invece si può leggere il dato aretino? Beh, in provincia di Arezzo abbiamo molti comuni dove la Ceccardi è risultata maggioritaria, ma questo non succede da ora purtroppo. Se andiamo a vedere i risultati delle elezioni europee dello scorso anno, già ci avevano consegnato questo dato, che anzi è migliorato perché il Partito Democratico ha recuperato circa 6 punti rispetto all'anno scorso. Ovviamente ci sono alcuni territori che mostrano maggiore preoccupazione, come la Val Tiberina, come la Val di Chiana, in quanto a consensi per il centro-sinistra dovranno essere anche oggetto di una riflessione particolare, di una attenzione a partire dalle elezioni amministrative che abbiamo il prossimo anno. Un altro posto al sole sempre in casa PD anche per Lucia De Robertis, che nella sua città di preferenze ne ha ottenute ben 3.408. Il risultato è un risultato che mi dà grande soddisfazione, un lavoro che è durato 5 anni e che evidentemente ha pagato in termini di preferenza personale. Ora ci aspetta un periodo difficilissimo nel quale dobbiamo confermare l'atteggiamento che abbiamo avuto nel fermare o quantomeno combattere la pandemia. Dobbiamo però usare questi soldi del MES per migliorare la sanità toscana, la sanità aretina, dobbiamo spendere bene i soldi del recovery che arriveranno per far ripartire le nostre aziende. Questo è il grido che ci è venuto dal territorio, ripartire, ripartire, non spopolare le aree interne.